Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Borderlands 3. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo aiutato Clay a liberare l'armaiolo e a liberare un po' di gente che ci aiuterà in questa rivolta Jacobs per prendere il pianeta. Quindi andiamo a parlare con Hammerlocco. Eccezionale, Ma cacciatore! I banditi si c'ha ricorderanno a l'occhio lungo di questa batosta. rosso. Oh. Allora. Batosta, parola meravigliosa. Devo usarla più spesso. Batosta. Batosta. Mentre liberavi Reliance dalle grinfie di quegli indemoniati, sono riuscito a rimettere in funzione il maledetto fonografo. Evviva! Scopriamo dov'è nascosta questa benedetta chiave della cripta. Va A te bene. l'onore, cacciatore. Ok, dov'è il fonofofof? Sono così No, solo. avevo, Ho sapevo bisogno che di una bella Hammerlock cena aveva per l'occhio ricordare. robotico come noi e come anche Gage e come molti altri personaggi, ma non rosso, non lo E sapevo. pensare che queste potrebbero essere le ultime parole di Montgomery Jacobs. Sentiamo le ultime parole di Papino. Manca poco al prossimo test Stai Alpha! zitta! Sono sbronzo! Oh, cavolo. Sono sbronzo e terrorizzato, ragazzo. Quei fanatici vogliono le cripte ed è solo questione di tempo prima che vengano a cercare anche la nostra. Vabbè. Quindi ascoltami bene. La grande riserva, il cimitero untuoso e il gioiello di famiglia. È lì che troverai la chiave. L'albero dei Jacobs ha resistito per secoli, ragazzo mio. Non lasciare che Beh, l'abbandano. sono comunque belle parole, dai. Non dimenticherò mai le tue ultime parole. Sono belle Porca parole. puttana! Questo torcibudella mi sta bucando la pancia come una tenia Ok, infuriata. queste non sono le ultime parole, dai. Abbiamo sentito abbastanza. Esatto. Vediamo. Il gioiello è la nave di mio padre. Si è schiantata nella giungla poco dopo la sua morte. Come ha fatto una Trovala, nave a schiantarsi nella cacciatore. Se ho giungla? ben interpretato il criptico messaggio di mio padre, uno dei frammenti è da qualche parte a bordo. Io e Ok. Alistair penseremo agli altri due indizi. Ah, Vabbè. due salutari passi per le terre selvagge. Ti invidio, Beh, cacciatore. potresti venire, lui mi ha Vieni aiutato a contro uno pensionarci, dei hai gemelli. capito? Ci penso io. Allora, ah, ecco appunto. Dov'è il posto? Qua oltre la mappa. Sì, devo arrivare da quella parte. Ciuccioni, come si sta a sudare l'anima in paradiso? Got. Fatevi sentire quando avrete aperto quella cripta, ok? È stato bello trovare la cena pronta l'altra volta. Facile la Ciao, ciao, vita così, vero? Poppyskeg. Ah, l'abbiamo capito, Troy. Poveraccio. Però in realtà secondo me è solo molto stupido rispetto alla sorella. Meno male che non esiste il danno da caduta. Adoro. Da quando hanno tolto il danno da caduta, ovvero solo in Borderlands 1 c'era sta cosa. Voglio rubare il vostro velivolo. Magari avete dei pezzi che non ho. Vieni qua, vieni qua. Bravo. Questo è mio. Scendi, scemo. Ora quindi possiamo procedere in questa zona che prima non era accessibile. Il Voracious Canopy. Ah, che schifo. Aiuto! Aiuto! Chi Aspetta, è? aspetta. Capto un segnale eco. Sì, cazzo! Sono salvo! Vedi qua! Che disturba il mio contatto spirituale con la natura. Se non sai dov'è il gioiello di famiglia, chiudi quella bocca. Con che Oh, la cattiveria. conosco bene quella nave. Sono Balex, navigatore del gioiello di Dove sei? famiglia. Te lo dimostro. Queste sono le coordinate per le mie chiappe. Oh, Vieni a aiuto. salvarle. Aspetta, c'è un tizio di fuoco. C'è spazio per un massimo di 4 duri, non di più. Questa nuova arma mi piace. Brava Atlas che finalmente ha fatto un'arma arafica e non una con i razzetti. E vai, l'Atlas mi ha mandato qualcosa. Questo gioco praticamente è YouTube Simulator. Più fai qualcosa con un marchio, più ti mandano le cose. Poi ci sono i dei gemelli che sono due streamer. È YouTuber Simulator questo gioco. L'abilità di congelare i nemici facendo un critico di Zane è qualcosa di assolutamente molto utile. Oh, un fucile nuovo che funziona meglio. Finalmente. Ed è della Maliwan. Oh, grazie, gioco, finalmente. Qualcosa di utile. Ti stai rendendo conto che finalmente ho bisogno di cose utili. Grazie.
È un pelo impreciso come fucile da cecchino. Ma la realtà è che anche questi si muovono tanto, quindi magari un fucile da cecchino per bersagli così immobili non è una buona idea. Signor Robottino, io sono qua. E tu? Esatto, dove sei? Arrivo, sono è dentro la nave? E per cosa intendo un gigantesco dinosauro del cazzo. Occhio! Bene! Uccidilo, cosa aspetti? Devi aspetta! Tranquillo, ci penso io. Wow. Niente di più sono semplice. Libero. Cavolo, c'era una puzza là dentro. Sei tu? Ah no, è un orsacchiotto. Che carino. Guarda, lasciamo perdere. Dimmi piuttosto, perché cerchi il gioiello di famiglia? Il giovane Wainwright dice che c'è un frammento di chiave della cripta a bordo. Ah, stai con Wainwright. Bene, allora. Ti porto io dal gioiello, se vuoi. Va bene, orsacchiottone. Dovrei anche riuscire a fartici entrare. Ehi, posso aprirlo io? Vai così, alla grande. Bravo, orsacchiottone. Niente nemici, perfetto. Andiamo. Relitto del gioiello di famiglia. E la madonna. È, successo? È questo che intendeva con nave allora. Emergenza dopo un litigio con Genevieve, la mia pilota da combattimento. Ah, il caro vecchio ammutinamento. Mettiamola così, suona meglio di ci siamo mollati male. Quel portellone d'emergenza è tenuto chiuso da circuiti idraulici. Taglieli e potremo entrare. Ho paura che combattiremo contro questa tizia, vero? Genevieve ha chiuso tutti gli ingressi, ma io ne conosco i segreti. Mica male avere un navigatore come alleato, eh? Già. Oh, merda, sono tornati i Rage. Pensavo di averli sterminati tutti. Taglia quei circuiti. Ecco fatto. Dov'è l'altro circuito? Ah, ok, bravo. E vai, di nuovo in sella. Magari non sembra, ma questa una volta era una gran bella nave. Bello, immagino, distrutta. Già, un vero peccato. Ok, puoi aprire qua o devo fare io? Devo fare io, vero? Piccolo tenero imbecille, cosa ci fai qui? Pensavo di averti installato su un pupazzo e gettato con il resto della spazzatura. Fottiti, Genevieve! Ho un nuovo amico adesso e siamo qua per il frammento di chiave. So che lo tieni nella stiva. Oh, mi spiace, ma l'ho già venduto. Aurelia mi ha promesso una corazzata in cambio. Per quanto mi riguarda, è tutto suo. Non se ci arriviamo per primi. Già. A prendere il frammento. Non penso che lei sia venuta già a prenderlo. Cosa vuoi fare? Navigarmi a morte? Traccia la rotta e infilati nel tuo stesso volo. So fare ben più che dare indicazioni. Attraverso l'infermeria, cacciatore. Oh no, l'ho fatto di nuovo. Stupido. Hai fatto che cosa? Non ho capito. Ragazzi, com'è conciata questa nave? Laterale della tua incompetenza, Valex. Ci hai fatto atterrare in quel porto schifoso senza neanche farti visitare. E adesso raggi da tutto. Chiudi quella bocca da stronza. Mi hai rinchiuso in un orsacchiotto. Secondo me alla fine si rimettono assieme sti due. Sti cosi sono dei topi scarafaggi praticamente. Topi scarafaggi. Topi scarafaggi ovunque. Ma che bello, anche il mio clone c'ha il cappello, no, che figata. Non me l'aspettavo. Oh no, stanno mangiando i loro cuccioli. Smettila di mangiare i tuoi cuccioli. Va bene che i topi si riproducono quante conigli, però l'abilità che trasforma i nemici in ghiaccio ammetto che è più utile di quanto mi aspettassi. Ho avuto anche la credenza che in realtà non sarebbe stata utile, perché ho pensato, ma sì, ma ci saranno nemici che saranno resistenti al ghiaccio. Invece, in quanto abilità che rallenta e poi congela... Cosa il devo fare ora? Perfetto, è rovinato. Inaccettabile. Ok, improvvisiamo. Giusto, possiamo scassinarla. Prendi quei fili. Quali fili? Questi fili, ok. Dove? Aia! No, ma
funziona così nelle ecoserie. Tirami su. Grazie, robottino. Ho visto? Tutto risolto. Non c'è motivo di preoccuparsi. Meno male. Non arrabbiarsi con me. Perché sei uno scemo di orsacchiotto. Solo personale medico. Autorizzazione richiesta. Sono il navigatore. Sono autorizzato e come? Errore. Entità Balex classificata come insopportabile, idiota, incapace di soddisfare chi sia. Devo ucciderlo? Sì, questa l'ho già sentita. C'è lo zampino di Genevieve. Forse so cosa fare, però. Staccagli la testa, cacciatore. Come devo fare, scusami? Errore! Ah! Ah, sì! Con un colpo. Installami su quel robot. Eccoti qua! Stai fermo, stai fermo! Sono vivo! Ma che figo! Aiuto, è caduto. Non sai come usarlo? Ce la fai? Ragazzi, che piacere potermi muovere. Con calma, con calma. Guarda, ho delle braccia. Questo a cosa serve? Che cosa? Lo scanner. Navigazione perfetta. Perdi qua, cacciatore. Raggiungiamo la stiva e vediamo di trovare quel frammento di chiave. Va bene. Oh, ma guarda, una reliquia. Solo che ancora non possiamo usarle. Che cosa triste. In Borderlands 2 hai tutti gli slot già attivi, tranne Alex, le armi. È il tuo nome di battesimo o... Ah, sì, sta per bot automatizzato logistico. Va bene. Il vecchio Jacobs non sapeva se chiamarmi Barry o Alex, quindi ha scelto Alex. Già. Niente di entusiasmante, purtroppo. Già, niente di incredibile. Poteva andarti peggio. I miei fratelli si chiamano Barone e Capitano. Vero. Sono fortunato. Capitan Flint. Però ci è andata comunque meglio che a Genevieve. Non è così che si scrivono. Oh no! Cazzo! Uccidilo! Uccidilo! Robottone! Non è vero, dinosauro! È diventato Jurassic Park! Grazie. Mi stanno venendo i crampi da grilletto! So che non c'entrava niente, però. Per un secondo mi è venuto l'incipit Star Wars. Provando con tua sorella. Addosso. Con chi? Con la sorella di un dinosauro? Certo che la barriera aumenta i danni in maniera veramente spropositata. Cos'è questo? Un'altra testa che ho già. Fantastico. Tutto ciò che sto trovando sono cose che ho già. Sono molto felice di questo. Sappiatelo. Eccoci qua. Stiamo Puoi per aprirla? La stiva. È lì dietro. No, no, ti sto dando altre indicazioni. Sai che ti dico? Trovatela da te. Ma come? Sei scemo? Sei qua a fare, se no, per non darmi indicazioni. Ecco com'è che si sarebbe dovuta risolvere Jurassic World. O Jurassic Park, dipende quale avete visto. Sparategli negli occhi e vedete come muoiono i dinosauri. Quindi è qua che dobbiamo entrare, ecco, vero? La porta della stiva. E ovviamente Genevieve l'ha barricata per bene. Sai che novità? Da robo infermiere non basterà, perfetto. Sicurezza! Un piccolo adorabile criminale sta cercando di entrare dove non dovrebbe. Fatelo un pezzo. Continuo a pensare che si rimetteranno assieme sti due robot. Adorabile. No, arrivano. Ehi, cosa stai facendo? Manganello. Da quella porta non si passa. Sai che novità? Una strada alternativa. Che t'hanno fatto alla faccia, scusami? Perché sei scuro ora? Che cacchio? Ok, si è risolto tutto. Apro io la porta. Vai pure. Vediamo sto fucile com'è. Solo due colpi? Ok. Non sono molto felice. Peccato. Questo SMG è perfetto per questa zona. Ci sono i dinosauri che sono deboli al fuoco e ci sono i robot che sono deboli al corrosivo. È perfetto questo SMG. Apri tu? Merda, altri robot. Oh, sai che novità. Mettiamo il corrosivo e via. Ehi, comincia a fare caldo. Altri nemici? Beh, perché? Puoi essere anche un fuoco bot, ma finché io ho il corrosivo,
Tu sei solo uno stronzo, botta. E dai, fatti ammazzare, sceriffo. C'è troppo casino, non capisco più niente. Dai, tirami su, va là. Chi mi ha oscurato la vista? Aspetta, devo ricaricare. Levati dalle balle! Ecco qua. Sì, cazzo! Abbiamo fatto cacchio! Quegli idioti. Il frammento dovrebbe essere in questa camera di sicurezza. Quale camera? Mentre navigo tra i comandi della porta. Ok. Ho avuto un sacco di tempo libero da quando ci hai fatti schiantare, Valex. Non sai che davvero hanno una lingua a parte che usano esclusivamente per l'accoppiamento? Sono dei veri romanzitori. Ho capito, non sono capace di dire cose zozze. Falla finita ora. Non vuoi sentire come suona? È bellissima. Tirando tutti i jumper arrapati della zona. Li odio quando sono arrapati. Vabbè, perché quando non lo sono invece sono simpatici. Hai ragione. Ma si nascondono nel buio, ma porca miseria. Ma sta tirando solo i rachidici. Ce ne sono tantissimi. E sono tutti così arrapati. Già, sono un po' tanti, eh. Ecco qua, infuocato e congelato. Una bella combinazione, insomma. Oh no, un jabber elettrico! La smetti di fare arrappare le scimmie! Ma porco, guardate se devo andare io a prenderlo! Stupida scimmia! È stato decisamente spiacevole! No, imbarazzante è stato! La porta è quasi aperta! Grazie, sono già qua, guarda! Ta-da! Oh merda. Chissà perché la cosa non mi ha sorpreso. Idioti. Aspetta. Il mio corpo. Il mio splendido corpo. Come ti odio. Dai, carica. Ora cambiamo col fuoco. Si era bloccato a caso. Arrivo, dove sei? Eccoti qua. Il frammento l'ho spostato da un pezzo, adorabili imbecilli. Vabbè. Se volete tanto potete venire sul ponte e togliermelo con la forza. Ok. Arrivo a spaccarti la faccia. Mi spiace che tu debba assistere a quella che si sta liberando una separazione piuttosto dolorosa. Credevo davvero che io e Valex fossimo fatti l'uno per l'altra. E portato dappertutto e ovunque andassimo io ammazzavo. Non poteva durare, Genevieve. Siamo di marche troppo diverse. Ma come? E poi hai tradito la famiglia Jacobs. Ma soprattutto per la storia della marca. Non è che perché sei di una marca diversa io ti odio, okay, solo che però qua. Sì. Credo di sapere come battere Genevieve. Si è installata su un Mac della Maliwan. Ma ce n'è un altro nell'hangar che potrò comandare io. Non riuscirà a sconfiggerci entrambi. Raggiungiamo la sala macchine. Ok, mi sembrava di aver sentito il robottone muoversi. Beh, è quello il Mac? Ora? Ora si sale su un Mac, baby. La meraviglia della tecnologia su cui installarmi è lì dentro. C'è un controllo manuale in cima, bisogna solo raggiungerlo. Dov'è il controllo? Quello là sopra? Ok, aspetta. Proviamo da questo lato. Ecco fatto. No, ci devo proprio arrivare, non devo romperlo, vero? Un po' di scalata. E dovremmo arrivare qua sopra. Eccoci qua. Aiuto! Navigazione perfetta! È ora di entrare in un Mac! Vai, tu entra. Cavolo, è bello alto. Non riesci ad arrivare alla testa, vero? Beh, installami nel primo punto disponibile. Chissà perché, ma me lo aspettavo. Ecco fatto! Come mi sta? Sicuro di voler stare così, all'aria aperta. Esatto! È un po' imbarazzante. Sì, lo so, faccio ridere. Ma guarda che razza di armi che ho.
Beh, sembri Samus, quindi. Oddio, aspetta. Finalmente qualcosa da ammazzare. Navigazione perfetta. Dove sono? Non li vedo io i nemici. Ecco fatto. Bella sensazione. Vediamo come si accendono i propulsori. Vediamo. Perché ho la sensazione che si schianterà contro il muro ora? Vorrei premere il pulsante sbagliato. Esatto. Cosa? Oh. No. Cazzo! E ti pareva. Ok. E adesso, signor robottino? Sì, tu dirigiti verso il ponte. La porta dovrebbe essere aperta. Io faccio del mio meglio per smetterla di svolazzare. Abbiamo entrambi qualcosa da fare. Esatto. Io penso a questo, tu pensa a smettere di fare le cose a cazzo. Non posso fare il farfallone, ma il primo problema va subito in pezzi. Ho pensato che la porta si chiudesse io, quindi sono pronto ad affrontare qualsiasi nemico si parerà davanti a me. Prima però vendiamo la roba inutile. Sapete qual è la definizione di un cretino? La definizione di un cretino è chi spegne la registrazione quando si mette a vendere la roba e poi non la riaccende. Sostanzialmente ho perso la boss fight, ma posso ovviare al problema, ovvero sono uscito e sto rientrando nella zona. Tecnicamente dovrebbe riapparire il boss, non vi siete persi nulla a livello di discussioni, non c'è stato in realtà neanche, come posso dirlo, non c'è stata neanche una cutscene, quindi peccato sostanzialmente. Però posso ovviare al problema, ovvero uscendo e rientrando in questa zona la prossima volta, quindi riuscirò, vi rimetto il video del combattimento e poi andiamo avanti. Perché sono un genio io. Ed ecco il rimpiazzo del combattimento che non abbiamo fatto. Ti ammazzo! Largo, fatemi spazio! Calma, non vedo nulla. Ok. È più incasinata di quanto non è stata la prima partita in realtà. Ma perché non ero in quella zona. Aspetta che ti metto questo. Con calma, E mettila giù. Quello che volevi, no? Dai, muori. Ecco fatto. Oh, un'arma leggendaria? No, un'arma viola. Oh. Vabbè, almeno ho recuperato un sacco di iridium, dai. Questo è uno scudo. Niente di eccezionale, in realtà. E niente, questo è stato il rimpiazzo del combattimento che non c'è stato. Sostanzialmente il combattimento è stato uguale, non è successo niente di diverso. Comunque, a livello pratico, i robottini si sono messi a insultarsi a vicenda, ma il combattimento, lo dico già adesso, a parer mio, nonostante l'altra volta abbia detto che quello con Katagawa sia stato il più semplice, sono nel mio questo laboratorio con Lilith. L'ha battuti tutti. Ci stiamo scervellando alla ricerca di modi per combattere. Che è successo? Oh no,
ha preso il controllo della vostra nave. Ecco, questa è una cosa inaspettata. Mi piace la vostra nave. Meno armi rispetto al gioiello di famiglia. Ma credo proprio che mi ci troverò bene una volta fatte alcune modifiche. Oh no. Robot di servizio, fate a pezzi l'equipaggio. E io che devo fare? Cosa succede? Ci stanno attaccando! Già! Devo fare il giro lungo! Questa è stata una svolta inaspettata! Ecco perché il combattimento mi è sembrato troppo facile! Non è stato poi così difficile. Eccomi qua. Oh, una testa. No, un ciondolo, cacchio dico. Bene, si è sciolto. Un ciondolo, bello. Finalmente, qualcosa di figo. Quindi sostanzialmente non mi devo sentire più in colpa di prima. Fottuto tostapane, vediamo. Speriamo sia un ciondolo a forma di tostapane. Sì, è un ciondolo a forma di tostapane. Ok, finalmente qualche ciondolo diverso dai simboli delle case. Delle case produttrici, dai. Niente più robot. Come fa? Ma a parte questo, come ha fatto a infiltrarsi nel nostro sistema? Sono abbastanza sicuro che io debba entrare qua stavolta. Siamo in un campo di asteroidi. Oh, bene. Ha ficcato gli artigli nel vostro computer. Non puoi fare niente per fermarla. Devo pensarci io. Connettimi. Sì, ma come ha fatto? È quello il problema. Cioè, può aver fatto quello che vuoi, ma... Oh no, il vetro. L'ho sbattuta su un disco rigido e poi l'ho espulsa, sta stronza. Appare? Si vede il disco rigido? Ah, eccolo qua. Fanculo, mi ucciderà. So io cosa devo fare, aspetta. Pronto a essere scarsi, vero Gelidy? Bene gente, sto per rimuovere il blocco e riportare. Oh no, gente morta. Oh, bravo Marcus. Io stavo per andare già a buttarla fuori. Eccoti qua. Bene, ora vai a installarla da qualche parte dove non possa fare danni. Tipo un gabinetto. Un gabinetto rotto. E ho giusto in mente chi. Cosa? Anche questa seccatura è andata. Portami il frammento di chiave. Ok. Speriamo che Marcus mi dia un'arma per questo. Eccoci qua. Ecco il pezzo di chiave. Grazie. La nostra incarcerazione ha dato i suoi frutti. Abbiamo elaborato un piano per aprire la cripta senza offrire la cena ai Calypso. Sì. Quello che cercano è il potere delle creature delle cripte. E fin là ci siamo arrivati. Dove colpirli. Tannis sta studiando un modo per distruggere la creatura prima che Tyrin possa prosciugarla. Disintegrarla completamente. Di nuovo. Grazie, Kill. Di niente. Guarda che sono stato io. Non è che mi ringraziate, ma sì, ho fatto tutto io. Tanto da qui non me ne vado, questa nave spacca. La Sanctuary ha anche una voce adesso. Perché no? Mi piace l'idea. Mi ha contattato Clay, dice di andarlo a trovare. A quanto pare ha scoperto dove è nascosto il prossimo frammento. Beh, utile Clay. Vediamo questa nuova pistola. Omni carica, omni mira, omni strage. Oh, ricarica tutte le armi equipaggiate contemporaneamente e fa 160 di danno ed è della DAL. Adoro quest'arma, già mi piace. Ricaricate tutte, è fantastica questa pistola. Questa pistola è diventata la mia preferita perché ha il fuoco automatico e neanche semi-automatico. Che gioia. Quest'arma in una build di qualsiasi personaggio può essere utile. Alla fine cosa ci hai fatto con quella IA, Marcus? Il mio cliente preferito!
Ehi! Hey. Beh, intanto direi di fermarci qua. Vi chiedo ancora scusa se ho perso la boss fight, ma adesso vado a recuperarla. Quindi, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!